È la terza causa di morte a livello europeo, la prima causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus cerebrale sulla qualità della vita degli italiani è altissima. Nella nostra nazione si verificano circa 200.000 nuovi casi all'anno, con conseguenze molto gravi in termini di vite perse o che cambiano per sempre, ma anche in termini di costi sanitari. L'ictus però è una patologia a tempo dipendente, vale a dire che i suoi effetti dipendono in maniera decisiva dalla velocità con cui viene riconosciuto e trattato. È provocato infatti dall'occlusione di un'arteria che porta il sangue al cervello, che causa la graduale morte delle cellule cerebrali. Prima si interviene, dunque, meno cellule vengono coinvolte, con un danno permanente inferiore per le capacità cognitive o fisiche di chi lo ha subito. Al momento però solo il 22% dei pazienti colpiti da ictus raggiunge il pronto soccorso entro le 4 ore e mezzo dall'insorgenza dei primi sintomi. Per questa ragione l'ASP di Crotone, unità operativa di neurologia e stroke unit, ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di informazione sull'ictus per insegnare ai cittadini e agli operatori sanitari a riconoscerlo in tempo, ma anche per riconoscere i fattori di rischio modificabili, quelli che l'ictus possono prevenirlo. Poiché il trattamento dell'ictus è tempo dipendente, noi abbiamo possibilità di intervenire solo nelle prime ore e spesso quindi il paziente arriva in ritardo quando ormai l'approccio di tipo terapeutico diventa limitato. La campagna di sensibilizzazione nasce proprio da queste esigenze, da individuare quelli che grossolanamente sono quei sintomi che possono allertarci e quindi richiedere l'accesso in un pronto soccorso, possibilmente dove ci sia una stroke unit. Sia sulla brochure che sul poster, diciamo, abbiamo riassunto quelli che possono essere i sintomi principali, chiaramente non sono solo quelli ma sono i più comuni. E spesso noi abbiamo notato, in quanto neurologi, che non vengono riconosciuti. Quindi ha lo scopo principale di informare la popolazione generale per riconoscere i sintomi, ma anche i medici di base, i medici del 118, i medici della guardia medica, che spesso o sottovalutano o misconoscono questa che in realtà però è la patologia che dà la maggiore disabilità, è la prima causa di disabilità. Lo scopo è anche quello di fare prevenzione primaria, ossia quello di poter agire sui fattori di rischio modificabili, quindi la pressione arteriosa, l'obesità, cardiopatie, nei momenti in cui, e tanti altri, per colesterolemia, fumo di sigarette, tante altre condizioni che se si agisce chiaramente prima, si ha minore possibilità che questi possano portare ad un evento ischemico, oltre anche cardiologico. Per questa ragione, tra il 16 ottobre e il 13 maggio prossimi, verranno organizzati una serie di incontri nei principali comuni della provincia di Crotone.